seminari sul tema Puglia, Europa, Mediterraneo, tra globalizzazione e crisi economica. L'iniziativa è promossa dall'Università degli Studi di Foggia e dalla Fondazione Culturale Vittorio Foa. I presenti sono invitati ad accomodarsi e a spegnere i telefoni cellulari. Grazie. Gentili signore e signori, diamo inizio all'incontro dal titolo Quali riforme per l'Italia in una nuova Europa? Promosso dall'Università degli Studi di Foggia e dalla Fondazione Vittorio Foa. A nome del magnifico rettore Giuliano Volpe, del presidente della Fondazione Foa Sabino Colangelo e dell'intera comunità accademica, porgiamo un cordiale benvenuto e un sentito ringraziamento all'onorevole Stefano Ceccanti, membro della Commissione Affari Costituzionali, e all'onorevole Gaetano Quagliariello, vicepresidente vicario dei Senatori del Popolo della Libertà, e al vice direttore del Corriere del Mezzogiorno, Maddalena Tulanti. La parola va ora al magnifico rettore dell'Università degli Studi di Foggia, chiarissimo professor Giuliano Volpe. Grazie, solo poche parole introduttive, soprattutto per ringraziare i nostri ospiti, il senatore Ceccanti, il senatore Quagliariello e la direttrice Tulanti, per aver accolto l'invito dell'Università di Foggia e della Fondazione FOA. Questo è il secondo appuntamento di questo ciclo che abbiamo voluto dedicare ai temi assolutamente centrali del ruolo della Puglia, dell'Italia tra Europa e Mediterraneo in un momento di globalizzazione e crisi economica. E questo secondo intervento, questo secondo incontro, abbiamo ritenuto, credo doverosamente, dedicarlo al tema delle regole della legge elettorale, ma in generale dell'organizzazione delle regole, appunto. È un tema fondamentale, è un tema centrale per la vita di un paese, e allora abbiamo chiesto a due autorevoli esponenti di due schieramenti politici che si confrontano su questo tema di parlarcene, e abbiamo voluto ancora una volta, insieme alla Fondazione FOA, presentare l'università come il luogo dell'approfondimento, del confronto critico e dello studio dei problemi. Perché sottolineo questo aspetto? Perché quasi inevitabilmente sono arrivate le critiche per iniziative di questo tipo. Critiche che ovviamente noi accogliamo con rispetto e anche con la consapevolezza che certo il momento comincia ad essere un po' più caldo, perché siamo ormai di fatto già in una fase di campagna elettorale o quasi, e quindi il timore che un incontro che affronti temi come questo possa essere letto impropriamente come un momento di campagna elettorale è un rischio che c'è. Ma noi abbiamo voluto ugualmente momenti di studio, di confronto come questi, perché vogliamo riaffermare il ruolo dell'università. L'università è il luogo in cui si discute, si affrontano i problemi. Non è un luogo neutrale l'università. Se neutrale si intende equidistante dagli schieramenti politici, certamente questo è giusto. Ma non è un luogo neutrale, è il luogo invece in cui ci si deve confrontare con i problemi del paese. È un'idea sbagliata quella dell'università altra rispetto alla società. È un'idea
pericolosa. L'università, da quando è stata pensata, forse i luoghi della formazione, lo dicevo poco fa, da Platone in poi sono i luoghi in cui anzi si formano anche le classi dirigenti, anche le classi politiche e le classi dirigenti intese in senso generale. Dunque, questo è il luogo in cui si deve discutere. Non fa scandalo, anzi, viene considerato normale che in una università si tenga il dibattito tra Obama e Romney, ma perché è il luogo in cui anche le scelte del paese devono essere affrontate. E poi, devo dire, non mi dispiace essere controcorrente, come sempre l'università deve essere. Controcorrente. In un momento in cui è facile fare l'elogio dell'antipolitica, è facile disegnare la politica tout court come qualcosa di degenerato, di sporco. Ecco, noi invece vogliamo dare un segnale diverso, vogliamo discutere e vogliamo parlare anche di politica, in questo caso di regole, che sono fondamentali per la tenuta di un paese, soprattutto per la tenuta della democrazia. E allora noi oggi ci auguriamo e siamo sicuri che con i due nostri ospiti e con il coordinamento della dottoressa Tulanti di poter capire meglio cosa sta succedendo, quali sono gli orientamenti verso i quali ci stiamo orientando, certamente con la consapevolezza che forse la legge elettorale non andava fatta così tardi, non andava fatta a ridosso delle scadenze elettorali, andava fatta in un momento certamente più tranquillo da questo punto di vista, e con l'auspicio che tutti abbiamo che non si produca una legge elettorale, che è qualcosa di importante per tutti, è una garanzia, una legge elettorale che ci consenta di poter scegliere in maniera consapevole, di poter mantenere un rapporto stretto tra gli elettori e gli eletti, e soprattutto una legge elettorale di cui non vergognarsi subito dopo, addirittura da parte di chi la propone e la vota. Ecco, togliamoci il porcellum, che è una cosa di una volgarità mostruosa, perché pensare che una cosa così importante come le regole possano essere definite una cosa che ha a che fare con un mondo che vorremmo tenere lontano dal dibattito civile, dal confronto, ecco, io mi auguro che ci sia la capacità, la maturità definire delle regole che vadano bene per tutti, che non servano per l'opportunità del momento, ma che diano garanzie alla democrazia, alla partecipazione e al confronto, perché è con questi che possiamo solo progettare un futuro migliore per il nostro Paese. E allora io ringrazio il senatore Ceccanti, il senatore Quagliariello per aver scelto di passare del tempo qui a Foggia nella nostra l'aula magna del Dipartimento di Giurisprudenza. È importante che ci siano studenti, un po' pochini, ma noi continuiamo ad insistere perché queste occasioni servano e siano considerate come occasioni di formazione e di confronto anche per loro. Sono sicuro, abbiamo tutti bisogno di studiare, di tornare a pensare la politica come qualcosa di utile al servizio realmente della società, dell'interesse comune, il luogo in cui si studia, si approfondisce, si lavora per il bene comune. Grazie. La parola va ora al vice direttore del Corriere del Mezzogiorno, Maddalena Tulanti. Grazie. Grazie e buonasera. Io devo ringraziare particolarmente la Fondazione FOA e l'Università perché mi dà intanto l'occasione di venire a Foggia. È raro che io venga a Foggia. Sapete oppure immaginate quanto siamo inchiodati noi giornalisti, almeno quelli che fanno il vestito, nelle nostre redazioni, ed è un errore. Quindi io colgo veramente l'occasione, per me ogni volta è una
delle finestre che si aprono, e quando si aprono le finestre entra sempre aria, qualche volta buona, qualche volta cattiva, ma almeno entra l'aria. Quindi vi ringrazio moltissimo di questa serata. È una serata importante, il titolo è importante, perché è vero che parleremo dell'Italia, ma io chiedo aiuto agli ospiti e anche a voi, se ci sarà possibilità di domande, se non faremo molto tardi, di tenere ben legato il nostro destino a quello appunto dell'Europa, di fare dei confronti, di dirci, dato che loro sono esperti nella materia perché lavorano quotidianamente sull'argomento, come mai anche il nostro paese è sempre così in difficoltà quando parliamo di riforme istituzionali, che cosa ci differenzia dagli altri paesi che invece sembrano sempre più solidi di noi sotto tutti i punti di vista, ma anche quello istituzionale. A proposito di regole, vi dico subito, noi abbiamo non moltissimo tempo, diciamo un'oretta e mezza, verso le 7:30 forse dovremo finire, anche per non abusare della pazienza di tutti voi e anche delle strutture dell'università. Quindi resteremo in questo ambito temporale, sono le 6:15, quindi mi sembra una cosa leggera, non pesantissima. Quindi prima cosa, queste regole. La seconda cosa, io voglio dire, per quanto mi riguarda, che condivido moltissimo le cose che diceva il rettore a proposito del luogo. Anche io credo che l'università sia il luogo migliore per la formazione di un cittadino, sotto tutti i punti di vista, e quindi non credo assolutamente che invitare politici nell'università sia una cosa sbagliata, anzi, secondo me dovremmo farlo più spesso e sugli argomenti più importanti, perché appunto crescere, diventare cittadino non è automatico, è molto faticoso, è molto faticoso. Quindi io direi così, se permettete, le regole sono il vestito di un paese, no? Qui abbiamo due sarti che conoscono bene come tagliare e cucire, e tuttavia questo vestito del paese, da quando siamo nati, dagli anni 50 in avanti, è sempre stato un po' sbilenco, non è mai andato bene, no? Ho fatto una ricerca per più o meno prepararmi un po', perché noi giornalisti sappiamo tutto e non sappiamo niente, come sapete siamo le più superficiali al mondo, e appunto una rapida, oramai siamo molto agevolati da internet, una rapida ricerca appunto mi ha fatto verificare quanto sia complicato questo paese e le sue regole come siano state sempre un problema. Allora, ci abbiamo messo una ventina d'anni, dagli anni 50 agli anni 70, per darci quelle cose meravigliose, tipo, basta rivedere un po' di date, il Consiglio Superiore della Magistratura è nato addirittura nel 58, la Corte Costituzionale nel 56, il CNEL nel 57, quindi già ci abbiamo messo una decina d'anni e più per cominciare, non ne parliamo poi, come sapete bene, delle regioni che addirittura negli anni 70 abbiamo, quindi ben oltre la nascita della Costituzione. Ecco, c'è stata sempre questa fatica, ecco, questo vestito non è andato mai bene. Quando pensavamo negli anni 90 finalmente di avere preso la misura giusta, che cosa è successo? Adesso ce lo diranno i nostri ospiti, ma mi pare che nel 2012 siamo punto e da capo, cioè dopo quasi 20 anni da quando sembrava che avevamo trovato la strada, addirittura il referendum, addirittura spazzate via intere generazioni di nomi di partiti, non di uomini, perché come sappiamo, come vedete, in tutti abbiamo costruito molte cose, ma gli uomini politici sono rimasti quasi sempre gli stessi. Tuttavia siamo arrivati nel 2012, siamo ancora discutere del vestito. Allora, ai miei ospiti, in questo momento loro sono alleati, non sono ancora, anche se si preparano a dividersi e a fare a botta nei prossimi mesi, ma in questo momento sono alleati e stanno lavorando insieme per una riforma delle regole.
Quindi, poiché state lavorando insieme, vogliamo intanto dire lo stato dell'arte, partiamo proprio dalle cose semplici e semplici, in questo modo il pubblico prende appunti e nel caso poi ci saranno anche possibilità di domande. Io direi che possiamo fare in ordine alfabetico, dato che sono alleati, no? Cominciamo dalla C, quindi il senatore Ceccanti. Bene, quanto tempo ci diamo per questo primo intervento? Io direi una decina di minuti. Perfetto, va bene? Va benissimo. Ringrazio dell'invito e entro direttamente in una ricostruzione, poi il collega Quagliariello eventualmente, perché le ricostruzioni non sono mai neutre, per cui nel caso proporrà su alcuni punti una ricostruzione alternativa. Sul terreno della legge elettorale e della forma di governo, quindi delle modifiche alla Costituzione che sono strettamente connesse con la legge elettorale, perché il nostro problema non è solo quello della legge elettorale, ma anche della forma di governo. Se il parametro è l'Europa, il nostro testo costituzionale è sensibilmente diverso per la relativa debolezza istituzionale del governo. Poi può capitare che per ragioni politiche momentaneamente la politica surroghi a questa debolezza, però dal punto di vista costituzionale il governo è debolissimo nel testo. Basta fare l'esempio, se voi aprite una qualsiasi costituzione degli altri paesi, mi limito solo a quelle parlamentari, il potere esplicito di proporre la revoca di un ministro lo trovate, la questione di fiducia la trovate, e la prima cosa non c'è, la seconda la trovate nei regolamenti parlamentari dove fu messa a un certo punto della nostra storia parlamentare. Ora, qui si potrebbe andare a spiegare perché, ma non ci interessa, noi andiamo ora sull'attualità, casomai poi facciamo gli approfondimenti dopo. E noi abbiamo fatto un'ipotesi di riforma di tipo parlamentare, neoparlamentare, che aveva, parlo della fase che è arrivata fino alle elezioni amministrative di marzo, che in sostanza si muoveva tra le due costruzioni parlamentari dei paesi medio-grandi europei che vengono presi come parametro, cioè la Germania e la Spagna. Non entro nei dettagli tecnici, ma in sostanza erano norme costituzionali ispirate alla Germania e alla Spagna di stabilizzazione dell'esecutivo, peraltro che riprendevano anche emendamenti che erano stati presentati all'Assemblea Costituente nella fase che durò fino alla primavera del 47, perché ci sono i lavori dell'Assemblea Costituente fino alla primavera del 47, quando le forze principali condividevano il governo e dove erano più incisive nelle proposte di stabilizzazione del governo, che poi man mano cadono quando si crea un clima di incomunicabilità tra le forze politiche nella seconda fase. E poi avevamo un'ipotesi di sistema elettorale appunto tra la Spagna e la Germania, fondata su un sistema proporzionale che prendesse atto che le coalizioni si erano rotte, le coalizioni con cui eravamo andati nel 2008 alle elezioni si erano entrambe rotte rispetto alla passaggio storico di responsabilità della formazione del governo Monti, e quindi occorreva passare almeno momentaneamente a un sistema più proporzionale basato non più sulla competizione tra coalizioni ma sulla competizione tra partiti, onde evitare però che questa competizione tra partiti avesse effetti di estrema frammentazione. Lì si individuavano le tipiche correzioni dei sistemi proporzionali, cioè gli sbarramenti seri in basso uguali per tutti e non come oggi rigorosi per chi sta fuori dalle grandi coalizioni e pressoché inesistenti per chi sta dentro, i collegi uninominali che ti tieni anche quando ne conquisti di più rispetto a quello che ti spetterebbe dal punto di vista proporzionale, come si fa in Germania, l'assegnazione dei seggi non a livello nazionale ma nelle circoscrizioni che determina un sbarramento mediamente più elevato come in Spagna, il metodo D'Hondt, quello diviso 1, diviso 2, diviso 3, che è l'altro correttivo rilevante, che è più selettivo, lasciamo perdere perché, ma diciamo, prendiamola come un postulato rispetto al sistema del quoziente. E eventualmente si poteva ragionare su un premio al primo partito che funzionasse almeno per le prime elezioni come una sorta di protesi. Quindi c'erano i correttivi naturali degli altri sistemi tedesco, spagnolo, i collegi, l'assegnazione circoscrizionale, metodo D'Hondt, eventualmente questa protesi sopra per fare in modo che comunque emergesse una forza
che fosse in grado intorno a sé di costruire una coalizione. Questo era lo schema condiviso dalle forze politiche fino alle elezioni amministrative. Giunti alle elezioni amministrative, obiettivamente è vero che il quadro delle elezioni amministrative è stato un quadro molto più frammentato di quello precedente. E quindi ci si è posti il dubbio se quello schema fatto prima, che cercava di razionalizzare la situazione in cui eravamo, fosse ancora adeguato. Una domanda legittima. Solo che da questa domanda legittima siamo poi finiti in una serie di giochi tattici in cui in buona sostanza si è perso il bandolo. Perché, il Partito Democratico ha rilanciato l'idea a quel punto che fosse più utile un sistema più nettamente selettivo come il doppio turno di collegio. Il PDL ha proposto che a quel punto si prendesse il sistema francese per intero e quindi si accoppiasse il collegio a doppio turno con l'elezione del Presidente. Sia come sia, per un gioco di ping pong in cui noi eravamo perplessi a fare per intero l'operazione, casomai potevamo accettare un referendum sulla parte costituzionale fatta successivamente e subito il doppio turno. Loro erano si basavano su questo o nient'altro, fatto sta che le trattative si sono praticamente bloccate per mesi. Questo ha significato momentaneamente l'impossibilità di fare la riforma costituzionale sulla forma di governo, per cui ormai siamo fuori tempo. Cioè, in teoria non saremmo ancora fuori tempo perché il Parlamento si scioglierà i primi di febbraio, si farebbe ancora in tempo a fare una lettura conforme per novembre, ma non c'è l'intesa sul contenuto e quindi questo terreno è accantonato. Quindi noi abbiamo solo il margine per fare attualmente una riforma elettorale. Come dice il collega Quagliariello, siamo quindi in grado solo di fare una riforma ponte, cioè non di fare la riforma definitiva, ma di fare una soluzione ponte che quantomeno ci consente di andare a votare con una legge elettorale meno peggio di quella che c'è, sapendo che poi bisognerà intervenire dopo anche sulla Costituzione. Su questa idea della riforma ponte io sono d'accordo. Il problema però è che questo ponte deve essere costruito bene, ci deve portare, non deve essere contraddittorio con la destinazione finale. Ora, se la destinazione finale sono regole di una democrazia europea medio-grande, dovremmo stare comunque dentro gli standard di una democrazia europea medio-grande. Ci sono le preferenze nelle grandi democrazie medio-grandi? No. L'unico paese qua d'intorno dove sono le preferenze è la Grecia. Perché fare questa operazione di mettere le preferenze, come è il testo attuale in discussione, peraltro solo per 2/3, per esempio al Senato sull'intera regione, significa che ogni eletto è un partito a sé. Quindi noi avremmo un Senato di fatto di una quota garantita con gli altri che rivendicano di essere legittimati perché hanno preso solo loro le preferenze, in cui ogni eletto è un eletto a sé. Nessuna democrazia medio-grande pensa di votare in questo modo. Le soluzioni delle democrazie medio-grandi sono o i collegi uninominali per intero, come in Inghilterra e in Francia, o le liste corte per intero, come in Spagna, o un mix dei due, come la Germania. Io eviterei di inventarmi, per fuggire dall'anomalia delle liste bloccate lunghissime in cui non si conosce nessuno, di ripiombare l'anomalia da cui eravamo usciti deliberatamente con il referendum del 91 e 93 perché avevamo capito che quel sistema spappolava tutto. E anche questo è la parte, per il momento, che io reputo abbastanza pericolosa del testo. Resta poi il problema della competizione. Io qui, a differenza della posizione ufficiale del Partito Democratico, ritengo che noi non dobbiamo dare premi alle coalizioni, che noi dobbiamo restare anche qui nello schema europeo. Nello schema europeo non ci sono premi di coalizione, non ci sono coalizioni preelettorali rigide. C'è una competizione intorno ai partiti. Il partito più grande di ogni area politica si assume la responsabilità, perché è il più votato, di costruire intorno a sé la coalizione. Anche qui, appunto, dobbiamo stare dentro gli standard europei, non dobbiamo inventarci anomalie, perché se inventiamo anomalie noi prendiamo il ponte, ma costruiamo un ponte che poi a regime non ci porta nella soluzione giusta, per cui dovremmo poi riabbattere il ponte e rifare tutto. Questo a me sembra la situazione attuale, che in realtà è una situazione senza bussola.
Questa è la mia sensazione, cioè che non abbiamo in questo momento una bussola chiara perché appunto non si vuole assumere come criterio base quello di avere i parametri delle grandi democrazie europee. Io avrei finito con la mia. La ringrazio, professore. Partiamo, secondo me, proprio da questa ultima affermazione. Siamo senza bussola, dice il senatore Ceccanti. Lei che dice, senatore Quagliariello? No, non è proprio così. Una bussola, anche se non siamo sempre sicuri che segni bene la direzione, ce l'abbiamo. Innanzitutto mi permetta, direttrice, di ringraziare, oltre che lei, e soprattutto l'Università di Foggia e la Fondazione FOA per il gentile invito, e dire una cosa. Con il collega Ceccanti noi abbiamo molte cose in comune, tra le altre cose quella di essere tutti e due dei docenti universitari, quindi questo è un gradito ritorno, diciamo, sui luoghi del delitto. Oltre questo anche il fatto che non solo con lui, anche con alcuni suoi colleghi, se dipendesse solamente da noi, avremmo fatto già la riforma della Costituzione e anche la riforma della legge elettorale da un sacco di tempo. Il vero problema qual è? Che spiegare delle cose nelle aule universitarie e poi farle in Parlamento sono due mestieri completamente diversi. E se si vuole cercare di far bene il secondo, bisogna dimenticarsi del primo, perché soprattutto in questa materia bisogna avere molta pazienza e soprattutto anche molta elasticità, e far proprio, diciamo, quel detto sciasciano che dice contraddissi e mi contraddissi, cioè bisogna essere disponibili anche alla contraddizione. La ricostruzione di Ceccanti è sottoscrivibile. Sono stato colui che, insomma, ha scritto la riforma e anche la legge elettorale con il suo collega, l'onorevole Violante, prima delle amministrative. Oggettivamente si trattava di un prodotto empirico e approssimativo, ma che aveva un grande vantaggio, quello di legare insieme una riforma istituzionale e una legge elettorale. Perché questo è uno dei problemi più grandi che ha tutta quanta la storia d'Italia. Cioè l'idea che la riforma elettorale possa da solo cambiare il corso delle istituzioni e della politica, che la legge elettorale sia in qualche modo più importante di una riforma complessiva della Costituzione. Non c'è dubbio che la legge elettorale ha un significato anche costituzionale, ma è un po' come le intendenze di Napoleone, è qualcosa che segue, non che viene prima, alla quale poi bisogna sempre dare un significato non ideologico, ma un significato strumentale, perché sennò noi non capiremo per quale motivo anche grandi uomini hanno in alcuni periodi sposato alcuni modelli di legge elettorale e poi si sono contraddetti. Sturzo è stato proporzionalista nel 1919, era per il sistema maggioritario nel 1945, lo stesso si può dire per Salvemini. Se poi da questi esempi maggiori scendiamo, insomma, per i rami, scopriamo che ci sono tante persone che hanno ritenuto per tanto tempo che si riformasse la storia d'Italia levando le preferenze e poi molto di recente invece sono stati all'avanguardia nella richiesta di reinserire le preferenze. Poi scoppia il caso Fiorito o qualche altra cosa e le preferenze diventano di nuovo il male assoluto. Oggettivamente, ecco, questo è un po' l'essere senza bussola. E ha anche ragione Ceccanti nel dire che in realtà le elezioni amministrative e il terremoto che ne derivò è stato
in realtà il motivo per cui è venuto meno quell'accordo, che era già siglato. E devo dire, confesso, diciamo, una piccola cosa, non solo io insistevo perché fosse approvato prima delle amministrative, ma questa era la stessa cosa che mi disse una volta al telefono Berlusconi, il quale mi disse farlo approvare assolutamente prima, e io gli dissi ma non è che poi cambi idea all'ultimo minuto, dice, no, te lo faccio dire anche se vuoi in inglese dal mio nipotino Alessandro che stava vicino a lui, me lo passò al telefono e me lo disse per l'appunto in inglese. Non si fece, non seguimmo il consiglio del nipotino di Berlusconi di Alessandro e in realtà dopodiché la situazione si è sfrangiata esattamente come ha detto Ceccanti, facendo una ricostruzione giusta, perché le responsabilità, qua siamo in una sede accademica, non stiamo facendo propaganda, ce le potremmo dividere al 50%. Loro dissero doppio turno, noi dicemmo va bene il doppio turno, anche se voi sapete che il centrodestra non è favorito particolarmente, ma allora fino in fondo facciamo anche la riforma del sistema presidenziale. Alcuni di loro occhieggiavano e dicevano andiamo a vedere, facciamolo veramente, non ci fu il coraggio necessario e noi non abbiamo avuto la capacità di proporre, diciamo, una soluzione che arrivasse comunque alla riforma istituzionale in senso presidenziale, ma in maniera più soft, magari con un referendum di indirizzo, cosa che avrebbe consentito in realtà ora di discutere, ecco, probabilmente oltre che degli scandali, anche di come si organizza una democrazia nella quale il popolo sceglie direttamente il Presidente della Repubblica, l'arbitro e in qualche modo in un sistema di semipresidenzialismo anche in parte il vertice del potere esecutivo. Probabilmente sarebbe stata, diciamo, avremmo fatto entrare nelle vene della politica del sangue fresco. Comunque non piangiamo sul latte versato. Qual è il problema? Ora noi dobbiamo come politica tener fede ad un impegno che abbiamo preso, quello di riformare questa legge elettorale. Io vi dico subito, qui mi rendo conto di essere un po' in minoranza, però penso che uno debba avere il coraggio delle proprie opinioni. Io non credo che l'attuale legge elettorale sia uno scandalo. Io credo che l'attuale legge elettorale sia una legge piena di difetti, ma che ha avuto anche dei pregi in un determinato momento della nostra storia politica. Ad esempio, ha comunque consentito di determinare un risultato scelto direttamente dal voto popolare in due occasioni, sia nel 2006 sia nel 2008. Questa legge elettorale, di cui potrei elencare i tantissimi difetti, ripeto, ma anche il Mattarellum ne aveva e anche il sistema con le preferenze ne aveva, per quale motivo deve essere modificata? Diciamoci le cose come stanno, per due motivi essenziali. Il primo è che i partiti ne hanno fatto un cattivo utilizzo, nel senso che hanno avuto la possibilità di selezionare la classe politica da mandare in Parlamento e hanno mediamente fatto degli errori gravi, che poi hanno determinato in un periodo, diciamo, di crisi economica un distacco dell'opinione pubblica. Credo che questa è una realtà che è comune a tutti i partiti, poi si possono fare ovviamente delle differenziazioni partito per partito, ma è un dato comune. C'è una ragione più importante, che tra l'altro rimanda a una sentenza della Corte Costituzionale. La ragione più importante è questa. Storicamente questa legge si è fatta quando esistevano due coalizioni coese, le quali andavano radicandosi nel paese e che tendevano verso un bipolarismo maturo, e questa cosa le portava anche a tendere verso il 50%.
quindi ad avvicinarsi alla maggioranza assoluta. Ora, le due coalizioni si sono entrambe rotte sotto la pressione della crisi. A sinistra si è determinato un divorzio tra il PD, da una parte l'Italia dei Valori dall'altra. Non si parla del divorzio tra il PD e SEL, semplicemente perché non era in Parlamento, ma se no si sarebbe...